Allora, fratelli, un attimo di silenzio. Volevamo regalare a tutti quanti noi questo momento per celebrare i 30 anni di vita del seminario. Il 6 ottobre di quest'anno, voi sapete, abbiamo celebrato 30 anni. Tante opere del Signore e insieme a Samuele, vieni qua Samuele, fatti vedere. Ecco, insieme a Don Samuele abbiamo composto, realizzato questa ode per i 30 anni del seminario, che è molto bella e che adesso potremo gustare tutti insieme. E poi insieme al maestro, a Matteo Bernetti, abbiamo messo tutta l'orchestra, così, e sarà molto bello questa sera. Vi invito ad ascoltare e a rivivere, ripercorrere piano piano, ascoltando tutto questo, tutte le opere che Dio ha realizzato con noi in questi 30 anni, che sono tantissime e per le quali possiamo solo che benedire il Signore. Ecco, allora in silenzio adesso ascoltiamo. Ripenso ai giorni passati, medito gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore, un canto antico. Quante volte l'ho ascoltato, quante volte mi sono addormentato al suono melodioso di questo canto. La prima notte, sia la luce e la luce fu, siano le stelle furono, sia la terra, la grande terra, dal fiume Eufrate fino alla grande muraglia cinese. E poi Abramo, la fede, è nato, il vecchio è padre, e le stelle che contò immaginando la sua discendenza, quelle stelle. E poi ancora la grande notte, la notte della fuga, la notte in cui il mare si aprì e i nostri padri passarono all'asciutto. E infine, la notte delle notti, la notte in cui la pietra arrotolò e la morte fu sconfitta. E poi la Chiesa,
gli apostoli, i confini della terra. Quanti eventi si sono succeduti, quante grazie, quanti doni, quante altre notti di grazia. Poi un grido nella notte di 30 anni fa. Allora, fratelli, un momento di silenzio. Andiamo a presentare questo nuovo essere che nasce al mondo. Il giorno 6 di ottobre, alle ore 2:30 della notte, nasce il seminario di Macerata. Uno spagnolo, un artista, un profeta. Alle porte del XX secolo dalla nascita di Cristo, su di un colle davanti al mare, Dio pose una tenda in mezzo agli uomini, la Merkabà, il carro di fuoco. E quella notte ne scelse 12 perché stessero con lui, di ogni lingua, tribù, popolo e nazione. Si sa, Dio non fa cosa alcuna senza aver rivelato i suoi progetti ai suoi servi, i profeti. Così fu. Un uomo comune, Tarcisio, nel cuore l'universo intero, nell'intimo si tormentava. Un sogno. Questa terra guarderà la Cina. Ma come? Dove? Sei un illuso, Tarcisio. Da Macerata può mai venire qualcosa di buono? Illuso. Ma quando due profeti si incontrano, il mondo trema. Un uomo venuto di lontano, abito bianco e andamento nobile, lo sguardo verso Oriente, Giovanni Paolo. E sia. E come per la prima notte, quella voce risuonò. E nella mente dei profeti già i campi biondeggiavano per la mietitura. Ripenso a quando incontrai il gesuita Matteo, il 6 ottobre di tanti secoli fa, quando la sua corsa finì, quando vinse la sua battaglia. Un gesuita sui generis, un uomo saggio, di cultura certo e sapiente. Con lui ciò che era proibito, ciò che era lontano, divenne estremamente vicino, possibile. Nulla è impossibile a Dio, ricordi? E rividi negli occhi di quei tre, negli occhi dei profeti che Dio regalò a quella terra, lo stesso spirito, lo stesso ardore. Chico, Tarcisio, il Santo Padre, Eusebio, Giulietta, Osvaldo, Raffaele, Mario, Christoph, i nomi si rincorrono nella mia mente. Affidarono quel nuovo embrione a un uomo, un arcangelo, Raffaele il suo nome. Ricordo quanto amasse le scritture. Sapeva di trovare in esse la vita. E fu così che quelle pagine gli rubarono il cuore. Il cielo lo richiamò a sé e terminò la sua corsa. Un nuovo custode, rapito dallo spirito nella sua bottega, fu chiamato a sua volta. Per 3 mesi, che diventarono 30 anni. Mario, plasmare nuovi apostoli, addestrarli alla battaglia. E lo Spirito ne designò ancora, nuovi fratelli, nuovi apostoli, 95 ormai. E così come avvenne anche per me tanto tempo fa, si misero in viaggio alla ricerca di una casa. Ma non c'era posto nell'alloggio. Tarcisio provvide, lavorando in terra, intercedendo in cielo, sciogliendo nodi, aprendo porte. Non bastava una casa, serviva la bellezza. Ma come? Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolarne le spese e se ha i mezzi per portarla a compimento? Per ora solo una pietra, bianca, rettangolare, benedetta. Ma non era solo una pietra. Era una profezia e quell'uomo vestito di bianco lo sapeva, l'aveva visto, nascosta nel marmo. Ma i mezzi scarseggiano. Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Tarcisio entrò in cielo e pose le fondamenta. Ma uno pianta e uno irriga. E così ancora un pastore, Luigi. Eh sì, caro Conti,
come me ti sei trovato a fare i conti con una creatura in grembo. La ripudio o la tengo? Domanda ardua a cui rispondere. Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Un sussulto al pensiero di quelle parole. E la tenne, la accompagnò e la benedisse, e con lui la casa fu aperta. 21° secolo, Giubileo, e fu chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Strana casa fu quella, si entrava e si usciva, sistole e diastole, chi tornava, chi entrava, chi partiva a todas partes, l'Oriente nel cuore. Toccarono la Cina, primo viaggio. Caro Cristoforo, con la tua discoperta non ha niente a che vedere. Tu hai conquistato confini, loro il cuore dell'uomo. E dall'alto della torre di Pechino, immersi nella nube, le mani tese verso il Gobin, un gruppo di profeti maledisse e benedisse. Chico, lo spirito, disse voce di donna, invoca lo spirito. La colomba, 3 volte. E la luce rompe le tenebre. Sistole. Gli anni passavano, apostoli nascevano, pastori si succedevano, uomini strappati all'immondizia e fatti sedere tra i capi del popolo. Uomini di fede, di ferro, di fuoco, umili, santi, missionari. La Chiesa militante, la Chiesa che combatte gli spiriti del male. Ma come? Servono i santi, la Chiesa celeste, angeli che salgono e scendono. E così una corona misterica venne scritta sopra le nostre teste. La Chiesa del cielo che combatte, sostiene, intercede. Dalla grande donna, il giorno in cui accolse il seme divino, al caro Giuda, troppo innamorato del mondo per amare mio figlio, al grande ritorno, alla fine dei tempi. Tutto sotto il suo sguardo di amore, il suo sguardo di madre, di donna, Maria, stella della nuova evangelizzazione. Secondo millennio, anno ottavo, e il popolo entrò nel Tempio portando doni per il Re del Cielo. Claudio unse l'altare, circondato da un popolo d'oro vestito, e l'incenso, come colonna di fumo, che guidò il popolo nel deserto. E a pastore succede pastore, Nazareno, negli occhi lo stesso spirito del vecchio Tarcisio, la tenerezza di padre, così sento mormorare, con l'odore del gregge. Un nuovo spirito soffia e rinnova la faccia della terra. E oggi, 30 anni da quella notte, 30 anni da quel faticoso parto, 30 anni, non un traguardo, ma un inizio, come per lui, mio figlio, Gesù di Nazareth, di lui padre e custode. Per 30 anni, nascosto e accompagnato, tenuto per mano, condotto e plasmato. Ma così fanno i padri, ti accompagnano alla porta, alle soglie della vita, e ti lasciano andare. Allora parti, figlio mio, i campi biondeggiano, la messe è abbondante. Corri verso la meta, lasciati divorare dalla missione. Non voltarti indietro, i piedi calzati dallo zelo. E io, custode per chiamata, veglierò insieme a lei, tua madre, fino alla fine dei tempi. Si alzi il sipario, inizia lo spettacolo. Canta, canta e cammina, figlio mio.
dimenticavo la mia firma. Giuseppe, sposo di Maria. Grazie, veramente toccante. Noi che abbiamo vissuto abbiamo capito tutto, tante cose non sono molto chiare per alcuni, per noi è tutto molto chiaro. Vorrei che Samuele, che ha avuto questa ispirazione, non da solo, coronato, circondato dalle nostre preghiere e correzioni, ci dicesse una parola su questo momento. Cioè, io penso che la cosa più bella che si possa fare è contemplare l'opera di Dio che si manifesta concretamente nella storia. Una volta ricordo quando ero in Cina che Don Nicola Papa, facendo un'omelia, disse che il peccato, uno dei peccati più grandi di Israele era la dimenticanza, dimenticare l'opera di Dio, che è una cosa che succede spessissimo. E credo che sia, non lo so, a me mi aiuta molto nella fede ricordare i memoriali che Dio ha compiuto nella storia. E anche se io poi concretamente non l'ho vissuta questa storia, cioè ho vissuto l'ultima parte da dopo la benedizione, dopo la dedicazione della Chiesa in poi, in fondo ascoltare i formatori quando ci raccontano le storie del seminario è come se in qualche modo le riviviamo, cioè veramente si atta un memoriale, è come se vedendo le foto, ascoltando loro, ci fossimo ritrovati quando con Chico vennero qui nel terreno, quando facevano le prime... Via Crucis in questa terra, cioè tante cose. Io Carboni non l'ho mai conosciuto, ma è come se lo conoscessi. Cioè tante cose in qualche modo forse non abbiamo toccato per mano, io come forse alcuni di voi. Fare memoria di questi eventi ci dona di rivivere concretamente la storia, e penso che questo sia un non lo so, per me non è stato un inventare, è stato un ricordare eventi che non ho vissuto, ma ho vissuto in fondo. E questa è stata l'esperienza che ho fatto io con i formatori, con i seminaristi con cui abbiamo scritto questa benedizione. Alla fine è una benedizione, un'ode, come vi pare, però è una benedizione a Dio. E Matteo che ha musicato queste parole ispirate di Samuele. Di una parola anche tu, Matteo. Che devo dire? No, io solamente ho messo una veste musicale a quello che ecco, Samuele insieme ai seminaristi avevano scritto, niente di più, solamente un po' per sostenere, per arricchire, per abbellire questo, per regalare un po' al seminario un pochettino di quel tantissimo che invece il seminario ha ridato a noi, alle nostre comunità, alla mia vita, e per cui niente, solamente un piccolo gesto e un grande grazie invece agli orchestrali che si sono prestati molto velocemente, molto prontamente a mettere in piedi questa piccola opera. Grazie, grazie, grazie.